Così rimane stabilito. C'è il foglio che vola. Allora, l'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica numero 2711A, 3242, 3238, 3239, 3240, 3331. Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge di ratifica numero 2711A, ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro, con allegato fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestati studi di universitario o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con allegati fatto a Roma il 9 gennaio 2009. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto dello stenografico della seduta del 28 ottobre. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole La Alli. Grazie Presidente. Il disegno di legge in esame provvede alla ratifica di due accordi con la Repubblica di Cipro, entrambi finalizzati al rafforzamento della cooperazione bilaterale negli ambiti culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'università. Faccio presente che Cipro rappresenta oggi un paese, più che in passato, chiave per la stabilità della regione medio orientale, tanto più alla luce dei progressi registrati nel rapporto con la Turchia, a partire dalla ripresa dei negoziati tra Ankara e Nicosia nel 2013, sui quali il risultato delle elezioni turche potrà forse incidere ulteriormente. Delle evoluzioni sul piano degli equilibri energetici regionali a seguito del ritrovamento del grande giacimento denominato Leviathan, ma anche sul piano della gestione dei profughi siro-iracheni. Un accordo in campo culturale assume inoltre un forte valore simbolico.